nostra società della verità non si interessa più. La confusione del freddo è una realtà, al di là di ogni ragionevole dubbio. Noi siamo stati boicottati in un modo tenace e insensato dalla scienza ufficiale, dalla finanza internazionale e da tutti i poteri forti. Sono circa 100 i fisici che in tutto il mondo non hanno mai smesso di credere che la fusione fredda fosse la scoperta scientifica del secolo. Qui a Milano, in via Ampère, c'è un piccolo laboratorio dove Martin Fleischmann continua a lavorare insieme ad altri due fisici italiani e saranno i protagonisti della nostra puntata, gli eretici della fusione fredda. In questo laboratorio di Milano, un laboratorio privato, Giuliano Preparata, cattedra di fisica alla Statale, e Emilio De Giudice, ricercatore, stanno mettendo a punto, insieme a Fleischmann, un procedimento a fusione fredda per scaldare l'acqua. Ma prima di entrare nel vespaio, proviamo a capire come avviene il processo di fusione. Il problema fondamentale della fusione è che, per arrivare a distanze così vicine, i nuclei devono superare una grossa barriera che c'è fra di loro per il fatto che tutti i nuclei hanno la stessa carica, sono cariche positive. Quindi noi sappiamo dalla fisica della scuola secondaria che due cariche dello stesso segno si repellono, si respingono, e quindi dobbiamo vincere questa repulsione. Per vincere questa repulsione si crede che nelle stelle questo avvenga attraverso le alte temperature e le pressioni che esistono nel centro delle stelle. Quindi si vince questa repulsione, questa barriera, e quindi viene fuori tutta questa energia. Naturalmente questa è la fusione calda. Perché si chiama calda? Perché si usa l'agitazione termica ad altissime temperature per vincere questa barriera, per poi accedere a questa energia. La fusione fredda invece vince questa barriera, e questa è la scoperta di Fleischmann e Pons, non mettendo questi nuclei in una matrice metallica, dentro un metallo. Quando sono dentro un metallo, come il palladio, questi nuclei sono in grado di avvicinarsi tanto da cominciare a fondere, senza bisogno, alcun bisogno, di arrivare a queste enormi temperature a cui devono arrivare queste altre macchine di cui parlavamo prima, la fusione calda, questi tokamak. Qui l'equivalente del reattore è quindi questa cella dove è inserito un filo di palladio avvolto a spirale, quello color argento, e acqua pesante, cioè un'acqua dove al posto dell'idrogeno c'è il deuterio, quella parte su 6000, e mediante l'elettrolisi si determina un eccesso di calore. La cella poi viene messa dentro questo calorimetro. Noi la mettiamo qua dentro perché vogliamo misurare la quantità di calore che si produce in questo processo. Da questo tubo entra dell'acqua e l'acqua passando si scalda, perché questo oggetto produce calore, produce energia, e scaldandosi riscalda, manda fuori dell'acqua da questo tubo a una temperatura maggiore di quella in cui entra. Può toccarla, quest'acqua è calda. È calda. Naturalmente non è la sensazione di un dito che misura l'eccesso di calore. I rilevamenti sono fatti col computer collegati al calorimetro. Ma quello che stupisce è che abbiamo sempre visto uscire energia da centrali enormi, e questa possibilità ha dell'incredibile, perché il primo conto che viene da fare è: ma quanto costa? Io prendo un affare di questo genere che potrà presto arrivare a, diciamo, 10 kW, un insieme di questi. Per far questo mi servirà un grammo di palladio. Un grammo di palladio costa dell'ordine sul mercato, dell'ordine di 15-20 mila lire. Uno. Mi costa un grammo di palladio e ho bisogno, per esempio, di un litro di acqua pesante, che ai costi di oggi costa 450 mila lire al litro. Questo oggetto potrà darmi 10 kW, che è l'energia necessaria a far funzionare un appartamento, cioè voglio dire un appartamento grande, 10 kW, per un tempo dell'ordine di 500 anni. La cosa formidabile è che questa è un'energia di cui praticamente inesauribile, perché una parte su 6000 dell'acqua è acqua pesante. La sola domanda che ci si può porre è: chi potrebbe volere il successo di questa ricerca? È una domanda per niente semplice, ed è comprensibilissimo che alcune persone non vogliono che questi esperimenti abbiano successo. Sono uno scienziato.
e quindi mi interessa studiare l'aspetto scientifico del fenomeno, senza chiedermi se potrà diventare utile o no. Tuttavia, nel nostro caso, credo che uno dei problemi di questa ricerca sia dovuto al fatto che è abbastanza chiaro che potrebbe avere un forte impatto economico, ma non è detto che l'avrà. Potrebbe. Già, è il famoso 2 più 2 che verrebbe da fare anche ad un profano. Ma perché? Anche la scienza ufficiale, ovvero quello che ruota attorno ai comitati scientifici o ai Rubbia, non tiene in minima considerazione esperimenti che costano 2 lire così promettenti. Ho provato a chiederlo a Rubbia, che mi ha risposto con un fax dal CER di Ginevra. Sono spiacente di comunicarle che il professor Rubbia non è interessato a commentare le dichiarazioni di Giuliano Preparata. Quando la scienza aveva pochi mezzi, in fondo abbandonare una teoria che si rivelava sbagliata non era un gran danno. Insomma, i danni erano soltanto al narcisismo di chi eventualmente l'aveva proposta. Ma quando ci sono grandi capitali in gioco, scoprire all'improvviso che è tutta sbagliata una certa prospettiva significa un enorme disinvestimento di capitali, significa migliaia di persone che perdono il loro posto di lavoro e così via. Insomma, intorno alla fusione calda ci sono interessi economici colossali e migliaia di persone che ci lavorano. E cosa ancora più grave, esiste un progetto del governo italiano di ospitare in Italia una enorme macchina mondiale, questa realizzata da tutti i paesi del mondo, che si chiama ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, che dovrebbe costare qualcosa come 30.000 miliardi in 10 anni. Cifra, diciamo, conservativa. Perché è una cosa grave questa? È perché queste macchine, a parte il fatto che difficilmente funzioneranno, non sono affatto pulite. Cioè, cosa dovrebbero dare queste macchine? Secondo i progetti dei loro autori, dovrebbero dare energia. Senta, ma se è un gravissimo errore, perché l'Italia sta investendo tutti questi soldi? Perché, appunto, come spiegava Emilio un momento fa, gli interessi sono talmente grossi, sia di una grossa comunità di scienziati che stanno lavorando a queste cose, sia delle grandi industrie che devono fornire pezzi, eccetera. Non è un caso che in questa commissione di ITER il presidente sia un direttore centrale della Finmeccanica, che attraverso l'Ansaldo spera di avere grossissime commesse nella realizzazione di magneti superconduttori, fibre, cose del genere, che sono necessari a mandare queste cose. Quindi, diciamo, questo business drogato fa l'interesse di un certo ceto di industriale scientifico, ma sicuramente, secondo me, non fa l'interesse dei cittadini. L'attenzione del mondo quindi è rivolta alla fusione calda, a ITER, che si studia a Monaco in questo centro di ricerca che si chiama NET, diretto da un fisico italiano, il professor Toschi. L'Italia ha dimostrato interesse a ospitare questo grande progetto nell'Italia meridionale. E ci sono. Come mai nell'Italia meridionale? Ci sono delle sovvenzioni in banca? Esattamente, perché c'è le sovvenzioni dei fondi strutturali della Comunità Europea. E sarebbe questo qui il reattore che dovrebbero costruire in Italia? Per avere accesso ai fondi strutturali bisogna soddisfare certe condizioni sulla qualità del progetto che lei presenta. I fondi strutturali, lei lo sa, quelli della Comunità Europea, che sono una cifra gigantesca, serve per dare sviluppo a certe zone depresse dell'Europa. No, su questo siamo d'accordo. Allora, non è che una piccola ricerca possa essere suscettibile di finanziamento dai fondi strutturali. Questa potrebbe essere in parte, perché intorno a un'impresa di questo genere lei potrebbe veramente, a parte dal punto di vista occupazionale, avere migliaia di persone che ci lavorano, c'è un certo indotto per le industrie che potrebbero lavorare per questo tipo di imprese, perché deve capire che questa cosa, se venisse fatta, deve durare 20 anni. Per il momento voi non sapete ancora se quel motore lì produrrà energia, giusto? Non sappiamo, non abbiamo quella certezza di cui uno ha bisogno quando chiede un finanziamento di 10 miliardi di dollari. In sostanza, per accedere ai grandi finanziamenti abbiamo capito che occorre un progetto imponente. La fusione fredda invece non possiede questi requisiti perché gli esperimenti costano poco. Costa pochissimo. Non servono questi grandi investimenti e che, e che noi abbiamo portato un pezzetto di sole qui a Via Ampère, in questo oggetto qua.
Ma per avere anche quel poco occorre l'avallo della scienza ufficiale, che invece ha preso le distanze. E così la cosa va avanti semiclandestina sulla volontà e la convinzione di singoli. Perché la scienza è diventata, è ritornata a giocare quel ruolo che giocava l'Accademia all'epoca di Galileo. Cioè? È ridiventata una stretta ancella degli interessi economici e di potere. E ritorniamo all'ENEA, il nostro ente per l'energia alternativa. A mezzo chilometro di distanza dagli edifici dove si studia la fusione calda c'è un ripostiglio, che è un piccolo laboratorio dove due fisici guidati dal professor Scaramuzzi lavorano alla fusione fredda. Solo il luogo in cui è ubicato la dice lunga sulla considerazione di cui gode questa ricerca. Non è un laboratorio come quelli del CERN di Ginevra? No, diciamo un'altra scala. Cioè serve poco per fare energia qua dentro, è vero? Serve poco per fare questi esperimenti. Quello che vediamo dentro la cella è un esperimento in corso, sempre con il palladio e l'acqua pesante. Qui ci sono stati casi di presenza di elio 4, una scoria con una radioattività pari al fondo naturale che confermerebbe quindi che si tratta di fusione nucleare. Queste apparecchiature invece servono a misurare la quantità di energia che si produce. Quanti watt riuscite a produrre? Per citare il migliore dei risultati, in genere si cita sempre il migliore dei risultati degli anni scorsi, noi abbiamo avuto un esempio in cui abbiamo prodotto una potenza che è variata da un watt fino a 11 watt nel giro di 3 giorni, per una durata ininterrotta di 3 giorni. E quando producevamo 11 watt nel sistema entravano solo 8 watt, quindi stavamo producendo più energia di quanta ne entrasse. E questo è un fatto abbastanza rilevante. Cioè, quello che vedete con i vostri esperimenti parte da lì. Parte da qua. Quando noi sottoponiamo questo oggetto al procedimento sperimentale di cui le stavo parlando, questo oggetto produce un eccesso di energia. Di calore. Esatto, di sì. Adesso puntiamo più alla riproducibilità che alla quantità di calore prodotto, perché vogliamo capire quali sono le condizioni del materiale che rendono possibile questo fenomeno. Quindi i punti deboli sono che non sempre si riesce a riprodurre, non sempre ci sono le scorie, e per gli scettici è più che sufficiente per liquidare in tronco tutta la fusione fredda. Non si può parlare di fusione nucleare, perché non ci sono le indicazioni necessarie, come l'emissione di neutroni o l'emissione delle particelle alfa, oppure trasmutazione di elementi. Nessuna di queste cose è stata osservata, nulla. Non siamo nel campo della fisica, a parte il fatto che questo andrebbe a stravolgere gran parte della fisica del XX secolo. Non si può dimostrare che una cosa è vera, si può solo dimostrare che una cosa è falsa. Ma finché non sei riuscito a dimostrare che è falsa, quel qualcosa rimane vero. Credo che quelli che si occupano oggi possono confermarle che non c'è una spiegazione soddisfacente dal punto di vista teorico dei fenomeni fisici che starebbero alla base di quello che loro misurano. Il secondo guaio grossissimo della fusione fredda è la non riproducibilità. Il fatto di richiedere a uno stadio molto poco avanzato la riproducibilità è un modo per chiudere il sistema. Senta. Cioè, a un certo punto, vabbè, questo non è riproducibile, ma adesso tu mi spieghi perché tutto a un tratto questa cosa era tranquilla, poi a un certo punto c'è un picco, una cosa di questo genere, e poi dice, va sulla temperatura, cosa è successo dentro la cella? Si è andato sulla temperatura, vuol dire che c'era una sorgente di calore. E questa sorgente di calore che c'è stato? C'è stato qualcuno che dentro si è messo a pedalare, ad accendere una fiamma, eccetera? No. Allora il problema fondamentale di questi stupidi di scienziati, perché non posso chiamarli altrimenti, è che loro non hanno voluto, che loro dicono o mi fai vedere che ci sono i neutroni, e i neutroni non ci sono perché il processo è diverso, o mi fai vedere che è riproducibile, e la riproducibilità non è una cosa che si può richiedere a questo livello se uno non ha capito bene. L'importante è che ci siano degli eventi che non possono essere spiegati, la cui unica spiegazione è che ci sia una sorgente di calore, e a un certo punto il problema è di mettersi lì, questa è una cosa importantissima, studiamo, facciamo un'analisi, non costa tanto, come diceva giustamente lei, facciamo un'analisi a tappeto, sistematica, eccetera, e poi alla fine, no, questo è stato un modo vizioso per distruggere tutta questa la grande speranza della fusione fredda. Sì. Nei primi tempi della radio, Guglielmo Marconi percepiva i segnali radio solo di notte e non di giorno. Cioè, nei primi tempi,
Non sempre gli esperimenti riescono perché uno non ha ancora imparato tutte le condizioni che lo rendono possibile. Secondo lei si poteva essere più avanti oggi con la ricerca? Moltissimo, moltissimo. Noi siamo stati boicottati in un modo tenace e insensato dalla scienza ufficiale, dalla finanza internazionale e da tutti i poteri forti. La struttura ufficiale americana, cioè gli enti che finanziano la ricerca, il Department of Energy, la National Science Foundation, non finanziano più da molto tempo, dal 1989, perché hanno deciso che era una palla. La General Electric, che è il principale produttore mondiale di centrali, credo, non vede di buon occhio che nasca una civiltà tecnologica in cui tutto funziona a pile. Però potrebbero vendere le pile. Stava dicendo, appunto, probabilmente loro valutano che il valore aggiunto che si genera con la produzione di queste pile non compensa il mancato valore aggiunto che si ha con le centrali, cioè che alla fine ci guadagnano di meno, anche tenendo conto che le centrali sono abbastanza complesse da richiedere pochi produttori centralizzati in tutto il mondo, mentre queste pile sono abbastanza facili da fabbricare, per cui qualunque artigiano della Malesia li può fare. Da quando sono a Milano avrò fatto una sessantina di laureati, eccetera, non sono riuscito a reclutarne neanche uno. C'è un certo tipo di discriminazione. Per esempio, pubblicare un articolo che parli esplicitamente di fusione fredda su una rivista di quelle tradizionali, tipo il Physical Review, è praticamente impossibile. Quindi oggi, come oggi in Italia, si sta considerando la possibilità di spendere 30.000 miliardi per fare la macchina della fusione calda, ITER. È assurdo che non ci sia nello stesso ministero un programma che costerebbe un migliaio di volte di meno per fare queste cose qui. Un laboratorio di ricerca della fusione fredda, io penso che un paio di miliardi l'anno possa fare un lavoro a tappeto, per esempio. Quindi 4 o 5 di questi laboratori potrebbero veramente nel giro di pochi anni arrivare a una situazione assolutamente definitiva sulla natura del fenomeno, sui parametri che lo controllano, sulle possibilità di miglioramento e così via. Ora è legittimo chiedersi, e se avessero ragione loro, se fossimo ad un passo da risolvere almeno in parte il problema del pianeta? È evidente che noi non sappiamo cos'è vero e cosa no, sappiamo invece che molto spesso le grandi scoperte sono uscite da singoli che sono andati contro tutto e tutti. Quindi, considerando quello che c'è in ballo, forse un po' più di attenzione ai signori che abbiamo appena visto la meriterebbero? Buonasera. Ma secondo lei perché fanno così? Perché vogliono fermare la cosa, non sono pronti a gestirla. Cioè vogliono fermare gli esperimenti? Vogliono fermare la fusione fredda, sì. Emilio faceva una cosa, allora, quindi, lo dico. Allora, Emilio fa questa congettura. Allora, tutto un certo, la finanza mondiale dice... Ma non fare i nomi, perché tutto ciò guarda in onda, non dimenticare. No, vabbè, ma lei... lei sarà attenta, no, perché poi lei ci metterà quello che ci può mettere. Comunque, lei... Comunque, non fare nomi. No, non fare nomi. Allora... Indica solo... Sì. Le posizioni sociali. Le posizioni sociali. Allora, c'è la finanza mondiale dice qua la fusione fredda noi non siamo pronti a gestirla, dobbiamo rientrare dagli ammortamenti. Per esempio questa guerra del Golfo, abbiamo dovuto mandare 500.000 uomini a presidiare le nostre posizioni, eccetera. Quindi c'era un po' di anni per rientrare dalle spese, no? Allora dice, signorina, la fusione fredda qua siamo fregati, eccetera. Ma chi la può fare la fusione fredda? Beh, c'è Fleischmann è preparato. Fleischmann ci pensano i giapponesi, è preparato ci pensano me lo dica a me, ci pensano? Altri. E cioè? E gli italiani. Gli italiani. Cioè come si fa? Ma va bene, no? Che ci pensiamo noi, poi vendiamo il brevetto. No. No, o teniamo in cassetta. Teniamo in cassetta. Cioè ci facciamo pagare per non usarlo. Ah, sì.